Benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Paolo Zappatore di techpaolo.it. Era diverso tempo che volevo fare una recensione su Mangiaro, me lo avete chiesto anche in tanti, soprattutto in privato, finalmente è arrivato il momento. Allora, partiamo subito dal presupposto che ho utilizzato una macchina virtuale, quindi per non appesantirla ho utilizzato il Mangiaro XFCE. In ogni caso è un video pieno di sorprese perché c'è stato qualcosa che sinceramente non mi aspettavo di Mangiaro, il che mi ha particolarmente colpito in positivo, ve lo dico già da subito, ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a vedere cosa ci ha riservato Mangiaro. Prima di continuare ti chiedo la classica cortesia di mettere un like a questo video, ma la cosa più importante per sostenere il canale, iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. In questa maniera verrai avvisato ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Ma non dilunghiamoci oltre, giusto qualche secondo di sigla e andiamo subito a vedere Mangiaro Linux. Terminata l'installazione, riavviato il computer, si presenta il nostro desktop di Mangiaro. Ovviamente, se vi fosse sfuggito, abbiamo installato, scaricato e installato la versione XFCE, abbastanza leggera, da poter essere usata, ad esempio, su, la VirtualBox che sto utilizzando io. Ho assegnato la macchina 80 giga di hard disk e 4 giga di RAM. Allora, la prima cosa che ci appare subito post installazione è il Mangiaro Hello e praticamente ci porta a tre sezioni abbastanza importanti per poter gestire e usufruire al meglio della nostra distribuzione Mangiaro. La parte relativa alla documentazione, dove abbiamo il classico Leggimi, le informazioni di versione e il Wiki. La parte di supporto, quindi il forum, software discover, mailing list e quant'altro. E poi per chi magari vuole partecipare al progetto, ci sta questa terza sezione dove c'è la possibilità di partecipare, di sviluppare e anche donare, perché sappiamo che questi sono progetti gratuiti e open source e quindi ogni tanto fare una donazione di sicuro non fa male per tenere vivi i team di sviluppo. Ovviamente leviamo la spunta di esegui all'avvio, in questo modo quando riavvieremo il nostro Mangiaro non ci ricomparirà il Mangiaro Hello. Diversamente, se ci fa piacere vederlo a ogni riavvio, lo lasciamo sul verde. E poi abbiamo questa bella parte application dove praticamente ci fa vedere più o meno le applicazioni che sono già installate sul sistema, quindi che sono già fruibili. Altra cosa molto importante, subito dopo il post installazione abbiamo una serie di notifiche, basta cliccarci sopra e dovrebbe aprirsi una finestra, eccola qua, che ci fa vedere tutte le cose che vanno aggiornate. In questo caso c'è solo Thunderbird da aggiornare, gli diamo applica, mettiamo ovviamente la nostra password di amministratore, autentichiamo e quindi facciamo eseguire l'aggiornamento. Dopodiché avremo il sistema perfettamente aggiornato e incominceremo a dargli subito un'occhiata per scoprire quali sono le caratteristiche salienti. Ovviamente la velocità del download, non mi stancherò mai di dirlo, dipende sempre dalla vostra connessione internet. Per quanto riguarda l'esecuzione degli script, quindi degli aggiornamenti, dipende chiaramente
dalla capacità elaborativa della vostra macchina. Nel mio caso è una macchina super scarsa, eppure vediamo che è abbastanza veloce. Prima di addentrarci, chiaramente all'interno di questo Manjaro OS basato su GNU Linux, diamo velocemente un'occhiata sul desktop XFCE, come si presenta. Innanzitutto abbastanza carino, abbastanza accurato graficamente è lo sfondo del desktop, quindi i miei complimenti per chi si è occupato della grafica del sistema. Abbiamo un desktop che si presenta molto simile ai sistemi operativi Microsoft Windows. Abbiamo subito d'impatto sul desktop tre icone: il cestino, l'intero file system e la parte della cartella home. Ovviamente, se notate, quando passo su col cursore e ci rimango giusto qualche secondo, mi appare un pop-up che mi dà delle informazioni di base. In basso a sinistra abbiamo la barra di avvio delle applicazioni, quindi cliccandoci sopra ci appare la classica barra dei menu stile Windows. Ovviamente sono invertite la parte dove appaiono i software e le categorie per come sono state categorizzate i vari software. E abbiamo diverse voci, tra cui gli accessori, altro, i giochi, la grafica, le impostazioni, tutto ciò che riguarda internet, multimedia, sistema e ufficio. Non abbiamo qui una barra di lancio rapida delle applicazioni, dove normalmente abbiamo un browser web, il gestore dei file e il terminale, mentre spostandoci un po' più sulla destra abbiamo i nostri workspace e poi la train icon, dove ci riporta un po' di informazioni. Quindi abbiamo la sezione delle notifiche, la rete, Bluetooth, Wi-Fi, stato della batteria, volume e un mini calendario, oltre che questo pulsante per poter abbandonare rapidamente la nostra sessione. Andiamo a fare, come al solito, la nostra classica operazione per scoprire cosa c'è sotto il cofano. Andiamo a dare subito il cat etc os release, la tastiera mi sa, sì, no, è giusto, e vediamo subito che il Manjaro Linux con id Manjaro ha un id like Arch. E quindi probabilmente già qualcuno starà incominciando a storcere il naso, perché sappiamo che le distribuzioni Arch, l'abbiamo visto su Endeavour OS che abbiamo recensito qualche giorno fa, trovate il link qui in alto a destra, sono delle distribuzioni di carattere piuttosto tecnico, quindi non, come dire, user friendly, quindi per chi è alle prime armi con un sistema operativo Linux, di sicuro Arch non è la migliore soluzione. Ma vediamo invece il perché mi ha praticamente portato a scegliere il Manjaro. Andiamo su internet, browser web, dovrebbe aprirsi il nostro classico Firefox, oramai installato su tutte le distribuzioni possibili e immaginabili. Eccolo qua, Firefox ci dà il welcome e andiamo a cercare Manjaro OS. Accettiamo tutto, andiamo sulla pagina di Manjaro e qui praticamente loro cosa ci dicono? Che Manjaro è una distribuzione professionale ed è studiata per sostituire agevolmente sistemi Windows e Mac OS. Ovviamente c'ha diversi desktop environment, i quali possono emulare il funzionamento di Windows, il funzionamento di Mac, e c'è una community che è pronta a sostenerci. Qua praticamente dice scarica, leggi oltre e vai a vedere altro sulla shell di Manjaro. Ma vediamo se riusciamo a tradurlo, perché io con l'inglese non ci arrazzo molto.
lo vediamo ora direttamente all'interno di Google Chrome. In questa maniera potrò tradurlo e vediamo esattamente cosa sono andato a leggere all'interno del sito, che mi ha convinto ovviamente a provare la distribuzione Manjaro. Ed eccoci qua sul Chrome, quindi possiamo andare velocemente a tradurre, visto che purtroppo con l'inglese, come sapete voi, non me la cavo per niente bene. E la descrizione che utilizzano nel sito è: Manjaro, un sistema operativo accessibile, amichevole e open source, fornendo tutti i vantaggi di un software all'avanguardia combinato con un focus sull'avvio rapido, strumenti automatizzati per richiedere meno interventi manuali e un aiuto prontamente disponibile quando necessario. Manjaro è adatto sia a principianti che ad utenti esperti di computer. E questa è la cosa che mi ha incuriosito veramente tantissimo, per cui di qua è nata la necessità anche di provarlo. Ma senza sottovalutare ciò che appare appena aperto il sito, che dice: Manjaro è un sistema operativo professionale che è un sostituto adatto per Windows e Mac OS. E quindi io, che sono sempre alla continua ricerca di sistemi operativi che possono essere una validissima alternativa a Windows o al Mac, sono stato preso da questa tentazione di volerlo provare. Per quanto riguarda il Manjaro, vediamo subito dal sito, se vado nell'area di download, che ho diverse versioni che posso scaricare, ovviamente questo in relazione alle capacità elaborative del proprio computer. Abbiamo la versione con XFCE, che è quella che stiamo provando noi, ma esiste anche la versione con KDE Plasma, con GNOME, e poi ce ne sono tante altre ancora che possiamo provare, ma queste sono sicuramente le principali. Ma continuiamo a dare un'occhiata a Manjaro, e ricordatevi una cosa molto importante: per quanto riguarda questi progetti, hanno sempre bisogno di donazioni. Questi team di sviluppo non prendono un centesimo, i sistemi operativi sono gratuiti e quindi loro riescono a tenersi vivi grazie alle donazioni. Quindi torniamo al nostro Manjaro e vediamo cosa ci ha riservato. Quando abbiamo analizzato, eccoci nuovamente ritornati sul desktop di Manjaro, quando abbiamo dato un'occhiata a Endeavour OS, che era basato anch'esso su Arch, una delle difficoltà che avevo incontrato era il fatto che c'era l'assenza di un store, di un gestore di pacchetti per l'installazione dei vari software. Qui su Manjaro le cose sono un po' cambiate. Cerchiamo software, aggiungi, rimuovi software, e come vedete ora si apre la finestra, perfetto, dove abbiamo diversi software che possiamo, oltre a quelli installati, che possiamo andare anche ad installare. Sicuramente andrò a installare il mio Inkscape, che non manca mai all'interno dei miei computer. Scegli le dipendenze per Inkscape, le scegliamo tutte, così siamo sicuri che non mi crei problemi. La password di amministratore e via con l'installazione, il download e l'installazione dei vari pacchetti. Allora, dimensione totale, ok, applica, tanto spazio sull'hard disk virtuale ne abbiamo, quindi non ci crea alcun tipo di problema. E questa è una cosa molto importante, perché l'utente che ha difficoltà a installare manualmente i pacchetti e che comunque è terrorizzato da Linux perché bisogna fare un uso frequente del terminale, alla fine tende ad abbandonare Linux per ritornare al suo sistema operativo di origine, che molto spesso è Linux oppure macOS. Mentre il fatto che Manjaro già ci metta a disposizione un gestore di software di sicuro è una gran cosa, è una cosa veramente molto molto positiva, quindi un punto a favore per Manjaro. Installazione avvenuta con successo, quindi chiudiamo il gestore dei software, ci ritorneremo ora in un secondo momento, andiamo in grafica e troviamo il nostro Inkscape. Vediamo quale versione, l'ultima, quindi va bene così, grazie,
nuovo documento. E quindi ci ha scaricato tra l'altro anche una delle ultime versioni del Linkscape. Giusto per curiosità, per deformazione professionale, andiamo a verificare grafica, eccolo qua, non lo vedevo, il GIMP, che per chi non lo conosce è una validissima alternativa, GIMP 2.10, anche questo è aggiornato, è una validissima alternativa al tanto blasonato Photoshop. GIMP è veramente uno dei migliori software di fotoritocco che possa esistere in commercio. E in commercio per modo di dire, perché GIMP, essendo open source e free, è totalmente gratuito. È gratuito, perfetto. E quindi andiamo avanti nella scoperta di Manjaro. Anche la dotazione software non è niente male all'interno di Manjaro, troviamo un po' di tutto come applicazioni, dagli accessori troviamo veramente tanta roba, giochi, è già precaricato lo Steam Runtime, quindi sicuramente questa è una notizia che farà felice i gamer, chiamiamoli così. Per quanto riguarda la grafica, era già installato il GIMP, mentre noi abbiamo installato Linkscape. Abbiamo tutta una serie di impostazioni che sono classiche di un sistema basato su Arch. Su internet abbiamo chiaramente il Firefox, il Thunderbird. Multimedia, abbiamo diversi riproduttori multimediali e poi tutte quante le funzioni di sistema. Esplorando i vari menu di Manjaro ho trovato delle cose abbastanza interessanti, vediamo se le ritrovo. Allora, impostazioni, no, accessori, ecco qua per esempio abbiamo già predefinito un HP Device Manager, quindi per chi utilizza dispositivi HP, quindi scanner e stampanti, ovviamente mi dice di non averne trovato, è possibile gestire i device appunto della HP. E un'altra cosa molto importante, è già installato il Time Shift, demo password, che è un'utilità di backup per quanto riguarda il proprio sistema, quindi utilizzando il sistema sia R-Sync che BT-RFS. E quindi sicuramente un'utilità molto importante per chi ha necessità di tenere al sicuro il proprio sistema e quindi programmare anche eventuali backup incrementali o backup di blocco, in maniera che se succede qualcosa sul nostro sistema possiamo comunque ripristinarlo all'ultima versione funzionante. Diciamo che questo Manjaro mi ha veramente sorpreso, benché sia base Arch. Facciamo un'ultima prova così al volo, giusto per vedere come mi esplora la rete locale, smb://, diamo l'indirizzo del mio NAS e me lo prende praticamente velocissimamente, non mi perde tempo. E ricordo sempre che siamo su una macchina virtuale, quindi non su un computer fisico vero e proprio, quindi ovviamente con prestazioni molto molto limitate. Consigliate solo che l'hardware base sul quale gira la virtual machine è un semplice processore i3, uno delle prima generazione, con 8 giga di RAM, di cui 4 assegnate alla macchina virtuale. Le impressioni estremamente positive, e vi confesso, sto facendo un pensierino perché mi è piaciuto veramente tanto. Però mi piacerebbe sapere anche le vostre impressioni. Utilizzate la parte dei commenti per dirmi cosa ne pensate. Anche questo video giunge al termine, ci vediamo ad un prossimo episodio.